Bentornati, siamo fuori, non in casa questo giro e diciamo ho visto tanti allarmismi sulle parole di Camagno inerente al rinnovo di Lautaro Martinez. Partiamo da un presupposto che questo rinnovo, ragazzi, sarà lungo perché giustamente la gente e il giocatore chiedono un tot di soldi legittimi per come Lautaro si è comportato in questi 3 anni a livello realizzativo, la crescita che ha avuto. Ovviamente anche lì ognuno fa il proprio gioco, ma è legittimo, ci mancherebbe, stralegittimo. Qui anche lì si sono praticamente esposti tutti, dubbi del capitano, tutti che si sono preoccupati. Io, ragazzi, vi dico una cosa: Lautaro si è sempre comportato in maniera rispettosa, professionale, ok, fino ad oggi, ma non ha mai giurato amore eterno per l'Inter. Quando con il Salisburgo gli hanno chiesto del rinnovo, lui ha risposto, se non mi ricordo male fu quella partita, però lui in un'intervista disse: ti posso dire che sto bene qua, poi del futuro chissà. Cioè, Lautaro è sempre stato una persona seria, professionale, ci tiene all'Inter, sì, ma non ha mai avuto, e questo lo apprezzo tanto, non ha mai avuto dichiarazioni di amore eterno o ha mai detto che rimarrebbe all'Inter a vita. A Milano lui sta bene, è il capitano di una squadra che è stata finalista di Champions League, ha vinto tutto quello che poteva vincere in Italia. Poi ovvio sta meditando, perché è giusto che mediti in questo momento. Dobbiamo ricordare che forse questo maggio l'Inter potrebbe cambiare proprietà, potrebbe rimanere Zhang. Insomma, ci sono diversi dubbi sulla proprietà dell'Inter. Sta facendo una stagione fino a questo momento clamorosa, e dovesse chiudere con un tot di gol, uno scudetto che per noi varrebbe la seconda stella. Se gli arrivasse un Real Madrid e gli offrisse 10-11 milioni, come fa a dirgli no? Io mi fido della serietà del ragazzo. Poi anche lì il contratto scade nel 2026 e ci stiamo tutti allarmando inutilmente, secondo me. Io sono affezionatissimo a Lautaro Martinez, sono consapevole del fatto che l'anno prossimo potremo salutarlo a condizione che arriva un'offerta monster. Me lo godo, perché l'Inter ha in casa uno dei migliori centravanti al mondo. Poi chissà, io lo apprezzo tantissimo perché, ripeto, parliamo di una persona seria, di una persona che si è sempre comportata in maniera corretta con l'Inter, ok? E del quale è il capitano, il giocatore più importante, il giocatore più rappresentativo. Allarmismi no, però è ovvio, ragazzi, che dobbiamo considerare tutto quanto. Io spero col cuore che lui rimanga a vita, però chiaramente, cioè, se gli arriva un'offerta monster è ovvio che ti dica ciao e arrivederci, e sarei d'accordo con lui. Sono professionisti, come ha detto bene Camagno, che non ha sbagliato una parola l'altro giorno. Ha detto le cose che doveva dire in maniera corretta, educata, professionale. Sarebbe il sogno di tutti che lui rimanesse qua a far la bandiera, però dobbiamo considerare mille fattori. Detto questo, non pensiamoci, ragazzi, non pensiamoci più di tanto. Sono discorsi che meno male vanno avanti da 3 mesi, non è che scopriamo oggi che la gente è interessata al rinnovo di Lautaro Martinez, e se dovesse accadere sarebbe una cosa meravigliosa. Ma lasciamo lavorare la dirigenza. Penso che da Skriniar l'Inter abbia imparato tanto, invece su Dumfries meglio lasciar perdere. Forse è per questo che magari non gioca, non lo so. Fatto sta che l'Inter in questo momento ha Lautaro Martinez, il giocatore più forte della Serie A, uno dei migliori centravanti d'Europa, capitano dell'Inter, per cui godiamoci il momento. Poi ai rinnovi o altro ci penseremo dopo, perché abbiamo una seconda stella da conquistare. Spero che Lautaro possa togliersi la soddisfazione di vincere questo scudetto non da spalla ma da assoluto protagonista a questo giro, da capitano. Detto questo, ragazzi, sempre forza Inter, e seguite la pagina per altri contenuti.